Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. Per iniziare questo nuovo fantastico video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ringrazio per il supporto, siete veramente tanti. Se volete abbonarvi, fatelo su YouTube. Ieri si è abbonato un ragazzo nuovo, quindi lo ringrazio tantissimo, veramente. Grazie a tutti quelli che si abbonano sia su YouTube che su Twitch. Allora, questo video perché? Perché ci sono diverse novità dal Pro Tour Minneapolis. Voi direte, ma di risultati? No, di carte nuove, spoilerate, cose fantastiche. Quindi in questo video andremo a vederle tutte. Ve lo faccio uscire prima della top 8 del Pro Tour. La top 8 del Pro Tour la seguiremo sia io che Isma. Quindi cercheremo di dare una copertura su Twitch e YouTube a livello di live più larga possibile. Quindi seguiteci perché potrete commentare il Pro Tour assieme a noi, la top 8 del Pro Tour assieme a noi. Allora, andiamo a far partire questo video perché ci spiega che c'è questo nuovo Secret Layer ed è un Secret Layer Commander From Cute to Brute. Allora, facciamo una cosa furba. Se velocità, eccolo qua, andiamo a 1,75, così andiamo più veloce, posso stoppare quando voglio. Allora, eccolo qua. Allora, è un Commander Deck, quindi un mazzo intero, fatto tutto di ristampe, non ci sono carte nuove da quel che ho visto. E queste sono le carte in versione più spessa, quindi non mi soffermo troppo. Adesso ve le farò vedere poi tutte in versione foil normale. Guardate che bello Nicol Bolas, ragazzi. Incredibile, incredibile. Adesso lo andremo a vedere. Aspettate, questa è l'ultima delle versioni spesse. Eccole qua. Eccole qua. Allora, abbiamo Ezika God of the Tree, quindi una gran carta giocata in versione foil molto bella. Arcangelo Favasin, Bloodline Keeper, quindi il vampiro che si flippa, che mette il 2-2. Nicol Bolas e la West Valley Abbey. Allora, la maggior parte delle carte nel mazzo sarà Bifront. Adesso vi farò vedere anche le altre. Ma queste devo dire che sono già fantastiche. E hanno anche un valore discreto, perché comunque Nicol Bolas, Ezika, eccetera. Guardate, ci fermiamo perché è passato Kiteon e Jace Vryn Prodigy. Quindi veramente, Jace, tra l'altro, ve l'ho detto di non comprarlo, che l'avrebbero ristampato. Non so quante copie metteranno in vendita di questo Secret Layer, quante ce ne saranno alla fine. Però questa è una ristampa che viene proprio poco dopo lo spike che c'è stato. Quindi io ve l'ho detto, raga, Jace non era da comprare a prezzi alti. Ed aspettare perché tanto l'avrebbero ristampato. E così è stato. Kiteon, ci saranno tutti e cinque, se non sbaglio, i Planeswalker che si flippano. Anzi, sono sicuro. Quindi avremo Liliana, Nissa, Chandra, Jace e Kiteon. Quindi figo, bello. Sono cinque carte comunque che ci sta la ristampa, non è così male. Andiamo a vedere le altre. Il Secret Layer sarà in vendita l'8 maggio. Eccolo qua, Valakut Awakening, un'altra carta stra richiesta per Commander. C'è Valky, come abbiamo visto. E vedete che ci sono tutte quelle che è. C'è Azkanta, Arlin, le due Arlin, ci sono tutte e due, Adana. Ci sono tipo 5 Pathway almeno. Cioè, aspettate, controllo i Pathway per sicurezza, vabbè. Non vi voglio dire una cavolata. Comunque ci sono dei pathway. E queste sono le carte invece che non si flippano. Di livello leggermente minore. Qua abbiamo un bel Kinnan che è una bella carta. C'è l'albero The World Tree. Poi delle comuni non comuni, delle utilities carine per bilanciare il deck. Però diciamo che le carte di valore l'hanno tenute in quelle che si flippano. Guardate che fighe che sono. Guardate Bloodline Keeper. Guardate Nicol Bolas. Nicol Bolas incredibile. Avevo starting 8 maggio 9 AM. Eccolo qua. Bisogna vedere bene se rimarrà per tanto tempo. Un mio amico, se non sbaglio, mi ha detto che rimane per poco tempo, ma non sono sicuro di questo, e quindi aspettiamo notizie migliori. Però, qual è il feedback per questo Secret Layer? Veramente, veramente positivo. Vedremo il prezzo, perché senza sapere il prezzo purtroppo è un po' difficile. Però se valutiamo Nicol Bolas, Ezika, anche Avacyn, Blood Keeper è una carta di valore. C'è la West Valley Abbey Foil, cioè ci sono veramente delle carte belle, in versioni belle, che saranno richieste. Quindi se potete, se avete la liquidità per farlo, prendetelo perché secondo me è una figata. Allora, chiudiamo il Secret Layer e andiamo a vedere invece le carte che hanno spoilerato. Allora, abbiamo Sauron the Necromancer, quindi abbiamo il primo Sauron. Queste dovrebbero essere le carte dei mazzi Commander, quindi non del set, a quanto ho capito. Vediamo, boh. L'OTR no, in realtà c'è scritto
Dovrebbero essere quelle del set, non lo so, vediamo. Allora, minacciare 4-4 a costo 5 e dice: quando attacca esiliamo una carta creatura dal nostro cimitero e creiamo una coppia attaccante che è un 3-3 Menas. Alla fine all'inizio della fine del turno la esiliamo a meno che Sauron non sia il portatore dell'anello. C'è questa nuova abilità che adesso andremo a vedere, eccola qua, che è il portatore dell'anello, il The Ring. Il tuo portatore d'anello è leggendario e non può. E can't be blocked by creature with greater power. Ok? Quando il portatore d'anello attacca, peschiamo una carta e scartiamo una carta. È come se fosse l'iniziativa o altri effetti simili. Cioè una carta statica che sta fuori e fa delle trigger ogni tanto. Quando il tuo ring bearer diventa bloccato da una creatura, il controllo di quella creatura la sacrifica a fine combat. Quando il portatore dell'anello fa danno a un player, ogni opponent perde 3 vite. Quindi tutte queste cose veramente sembrano abbastanza forti. La regola, quando l'anello ti tenta, tu prendi un emblema che si chiama The Ring, che è quello sopra, se non avevi uno. Poi, se il tuo emblema dà un'abilità a una creatura che controlli e diventa il tuo portatore dell'anello. Quindi quello sarà il portatore dell'anello. E niente. Quindi questo è l'anello, andiamo a vedere le altre carte. Call of the Ring, il disegno che è presente sui collector box, se non erro. A costo 2, all'inizio del nostro upkeep, l'anello ti tenta. Quando tu scegli una creatura che diventa il tuo portatore dell'anello, paghi 2 vite e se lo fai peschi una carta. Carta interessante, a quanto si è capito fino adesso, perché se avere l'anello comunque comporta quegli effetti là, quindi comunque effetti positivi e non pochi, questa carta in effetti non è male, perché ci permette di avere questa abilità, di avere l'anello. Quindi positivo, per me è un feedback positivo su questa carta finora, poi vedremo. E vabbè, questo era Sauron mitico, che era già stato spoilerato, l'avevamo già letto eccetera, ma mancava quello raro. Allora, queste sono le carte di The Lord of the Rings Tales of Middle-earth. In più ci sono però delle carte di Commander Master, perché la Wizard non vi vuole lasciare neanche una settimana senza delle carte nuove. No, a parte gli scherzi, però è veramente impossibile seguire tutto, cioè raga, adesso esce sto Secret Lair che è un Commander pieno di ristampe, quindi altre carte che in teoria si abbasseranno di prezzo. Qua Commander Master pieno di ristampe. Adesso Aftermath 50 carte nuove. The Lord of the Ring 1000 carte nuove con potenziale. Cioè veramente starci dietro è diventato impossibile. Io lo ripeto, lo ripeterò sempre. Spero che nel 2024 ci sia un cambio di rotta, perché così è quasi impossibile seguire tutto. Allora abbiamo Selvala, Heart of the Wilds. Buona carta, giocata in Commander. Non si sentiva proprio l'esigenza di una ristampa, però è mitica, quindi sì, il prezzo scenderà, ma non troppo in effetti. Carta invece di cui la ristampa era stragradita e stracercata da tutti, e anche questa ve l'avevo messa nel video delle carte a vendere, ragazzi, non tenete queste carte perché verranno tutte ristampate. Tenetele solo se le state giocando. Se non le state giocando, vendetele subito. Le dovete vendere subito, ok? Perché è veramente un... E praticamente voi state pagando il prestito della carta senza giocarla. Ed è pazzesco, no? Perché se uno poi si ferma lì a ragionare, è veramente pazzesco. Questa è rara, Personal Tutor, carta che ti prende alla Sorcery e la mette in cima al mazzo, a Sorcery. Ed è una carta che si gioca in qualche Commander, però non è una carta a 60 euro. Oggettivamente erano 60 euro non meritati per la carta che è una carta tranquillamente da molti meno euro. Se pensiamo che il Demonic Tutor vale molto meno perché è stato ristampato più volte, intrinsecamente come valore della carta non c'era paragone come power level, cioè questa non può valere quei soldi. Infatti appena adesso verrà ristampata e crollerà. Poi abbiamo Sliver Grave Mother, 5 mani di tutti i colori per un 6-6, che dice: la regola leggendaria non si applica per gli sliver che controlli. Boh, questo è un effetto che non può non essere così utile. Tutti gli sliver, vabbè, è utile per la sua seconda abilità, ma in generale non è così utile. Tutti gli sliver che nel tuo cimitero hanno Encore X. Encore X cosa vuol dire? Tu paghi il costo di mana, quindi in questo caso per esempio 5, infatti Encore 5, lo esili e metti una copia per ogni opponent di questa creatura che viene esiliata a fine turno ed è rapida. Questo è Encore, però non è male perché lo fai per ogni opponent, quindi in multiplayer è veramente figo. Commodore Gaff, ve lo apro perché questa è una carta nuova
e c'è da leggerla. Allora, è il comandante ideale per un mazzo Planeswalker Jeskai. Allora, può essere il tuo comandante all'inizio del tuo fine turno. Metti un loyalty counter su un altro Planeswalker che controlli. Più uno, crei un 1-1 wizard che ha tappa, prendi un rosso e usi questo mana per spendere Planeswalker, per pagare spell Planeswalker. Meno 3, peschi X carte e fai X danni a ogni opponent, dove X è il numero di Planeswalker che controlli. Devo dire che è una carta che mi piace molto. Se riuscite a montare un mazzo Planeswalker che funzioni, devo dire che questo può essere un comandante veramente figo, perché l'effetto di aggiungere i loyalty a fine turno è sinergico. E ormai i Planeswalker a costo 3 ce ne sono veramente tanti, quindi potete tranquillamente metterne anche probabilmente 7, 8, 9 nel vostro mazzo. Quindi fatto in curva, mettete segnalino là, fate più uno, create il vostro 1-1 che vi aiuta a castare le vostre Chandra giganti o Ugin o quello che volete voi o i Karn. E il meno 3, quando avete un po' di Planeswalker, anche solo 2 o 3, pescate 3 carte e quindi è fighissimo. Parte da 5 loyalty, ottimo. Devo dire che è una carta che per cui non vedo lati negativi nell'archetipo in cui lo vorresti come comandante, quindi perché no? Allora, vi apro l'altra, eccola qua. Anictea, 5 mana, bianco, verde e un nero, 4-4 minacciare, le altre creature incantesimo che controlli hanno minacciare, e quando questa carta entra nel campo di battaglia o attacca, esili una non aura incantesimo dal tuo cimitero e crei un token 3-3 che è una copia di quella carta. Fighissimo, perché avrà anche gli effetti. Quindi se voi esiliate un incantesimo che ha degli effetti, lo riportate in campo. Quindi anche questo, come vi dissi un po' di tempo fa, la Wizard sta potenziando tutti gli archetipi secondari di Commander. Questo è un archetipo secondario, adesso avete il vostro comandante fighissimo e potete giocarlo se vi piace questa strategia qua. Apriamo anche le altre, abbiamo il comandante Eldrazi, in questo caso Zulodok Void Gorger. 6 mana, 7-4, le spell colorless, quando casti una spell colorless che costa 7 o più, caschi 2 volte. L'effetto è incredibilmente forte, il problema è che è un 7-4, quindi è veramente fragile. Se lo riuscite a proteggere, ma in realtà anche se riuscite a rampare e farlo 2 volte, può essere forte. Però ripeto, deve rimanere in campo e oggettivamente poi quando cascate 2 volte la differenza si sente. Buona carta, può prendere il posto di Kozilek? Sì, può. Però ripeto, dovete montare un mazzo con tipo gli schinieri dei fulmini, cioè dovete cercare di proteggerlo, di far sì che lui entri e non muoia, di far sì che lui sia incounterabile, di far sì che, ripeto, lo dovete proprio tenere in una teca. Perché se poi fate una spell che costa 7 o più, la doppia cascata vi dà quasi la vittoria, quasi. Allora, poi abbiamo, vabbè, Jewel e Lotus, queste tre erano quelle già ristampate. Allora, tutte le carte che sono uscite, ve le ho dette, sono molto contento. Però c'è sempre questo senso di oppressione che ho da un anno a questa parte. Fanno troppo prodotto, starci dietro è veramente difficile. Devi rinunciare a qualcosa per forza e devo dire la verità, non è tanto quello che mi dà fastidio, ma è tanto il fatto di non riuscire ad esplorare, per esempio a livello di gioco di Commander competitivo 1v1, tanti comandanti, tante situazioni che invece hanno molto potenziale, perché veramente di mese in mese escono ancora carte più forti, diverse, e quindi iniziare un progetto quando magari non giochi 10 ore al giorno è veramente difficile. Quindi spero, Wizard, ascoltateci, vi prego. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se vi va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!